Allora, ed eccoci arrivati al pomeriggio di stasera. Come state? Spero bene. Allora, l'altro video che ho pubblicato l'ho cancellato perché non era il massimo. Comunque, vabbè, nulla. Oddio, cos'è sta roba che ho qui? Per carità, un cappello, come al solito. Un cappello di quelli proprio strani. Comunque, vabbè. Allora, ci tengo a dire che ancora purtroppo sono in alto mare e quindi finché sono in alto mare mi troverete sempre negli stessi video, nello stesso video, vlog così. Quindi praticamente nei prossimi giorni spero di stare bene perché veramente non se ne può più di questa influenza. E poi piano piano comincerò a stare più attiva su Instagram perché veramente mi piace stare attiva su Instagram e poi perché è bello fare un po' di Instagram, è bellissimo. Fuori c'è una giornata pessima, non so voi, ma in camera mia si sta più che bene. C'è un bel calduccio, finalmente. Sì, e vai. E invece fuori fa un freddaccio allucinante, freddaccio, non si dice, vabbè, c'è freddo, cosa devo dire, c'è freddo. E invece con questa maglia enorme che ho, ovvero questa, aspettate, ve la faccio vedere, vedete, questa qui, si sta benone, perché non è né troppo leggera, ma non è neanche troppo pesante, è una via di mezzo, vedete. Il tessuto, non so cosa si intravede dalla telecamera, ma è bella morbida e calda. Già, poi sotto c'è questa maglia qua, questa maglia qui, ve la faccio vedere, questa qui, questa intima di lana, cotone fuori e lana dentro. No, cotone, no, aspettate, lana fuori e cotone dentro, che va benissimo perché io quando ho questi malanni così di stagione mi serve una maglia che mi aiuti per asciugare il sudore. Dettagli, ma vabbè, è sempre bene così. E nulla. Poi cos'altro dirvi? Ah, mi ero dimenticata di dirvi che tutti quei prodotti che vi ho fatto vedere finora li devo recensire. Poi, vabbè, questi qua ancora li devo utilizzare, questi che ho qui da questa parte. Mentre qui sotto dove è appoggiato il telefono, oddio, cos'è un moscerino? Sì, ci sono i miei profumini. Allora c'è il Borotalco, vabbè, a parte che c'è il Bonbon Malizia che adoro da morire, mi piace un botto. Lo sto utilizzando poco per paura che mi finisca in fretta. Poi c'ho questo profumo qui che si chiama sempre il Bonbon Malizia. E ho detto il primo bacio, questo qui, molto buono, ha una profumazione fantastica. Mamma mia, ragazze, un po' di mal di testa ce l'ho, però me lo sento lo stesso. Poi, cos'altro c'è? Qua c'è questo ibisco e carcade, ovvero i tesori d'Oriente, acqua profumata aromatizzata. E questo qua mi sta stra piacendo un botto da morire, troppo buono. Poi, body mist, scusate. E questo è alla rosa dovrebbe essere, non lo so, una fragranza finita. Sì, è 200 ml di prodotto. Che non... Ah, sì, ibisco e carcade. Allora, boh, ma non capisco se sia... Aspettate, sto leggendo. Questa acqua profumata, aromatizzata, arricchita con acqua di aloe vera, tra proprietà rinfrescanti e idratanti. Benissimo. Carcate e avvolge inebriante il corpo e i sensi. Ok. Nulla, questa comunque ve la consiglio se la trovate a Sapone Profumi, Tigotà o che Dio si voglia. Non costa tanto. Qualche euro in meno o più, poi
importante che se la trovate ve la acchiappate, ve la calappiate perché è veramente troppo troppo buona e mi piace. Poi una che mi fa impazzire di meno, ma che sto cercando di utilizzare anche quando esco di casa, aspetta un attimo perché qua ne ho un casino, è questa qua, al tè verde e verbena green tea, vabbè questa qua comunque, questa non mi sta facendo impazzire ma prima o poi la dovrò continuare a utilizzare, se casomai la userò d'estate, sia sui capelli che sul corpo e su tutto il resto dei miei indumenti. E vabbè, anche d'inverno è buona, dai. Anche mettendone pochi spruzzi va benissimo. La rimetto in borsa, sperando sempre che questo qua non perda roba. Comunque, top, mi piace anche questa. Non mi fa impazzire, ma me la faccio piacere lo stesso. Questa è di 36 mesi e 200 ml. Vedete? Già, questa qua. Profumazione non è malaccio, ma non è neanche da dire ah, che bello. Boh. Volevo una cosa uguale a quell'altra, volevo una profumazione uguale a quella che vi ho mostrato prima, cioè questa sarebbe. Volevo prenderne due, ma una vuole il caso che l'ho persa per strada. Mannaggia mia, mannaggia me. E quindi quando ricapiterà ne comprerò un'altra uguale. Ma perché non riesco a metterla a posto? Aspettate un secondo, cioè. Ok, l'ho messa a posto alla buona, quindi vabbè. Poi c'è un'altra che è Anna Blu Marine. Alla Blu Marine sarebbe questa boccetta di qui, che è molto buona. Questa l'utilizzo quando esco nelle occasioni più importanti, tipo che ne so, quando mi giro voglio andare alla Santa Messa, metto questa ed è il top. Vabbè, una mattina d'estate per andare alla Santa Messa l'ho messa, mi è piaciuto un botto. Infatti è piaciuta un sacco di persone, anche se non se ne sono accorti che era lei, ma era un profumo bellissimo ed era questo, infatti. Qualcuno mi ha detto: che profumo che ha? Che cos'è? Ovviamente era questa, già. E poi nulla. Altri profumi che metto per uscire di casa e non solo sono questi. Questi qua, alla Perlier, scusate, Fresia, molto buona. Profumazione sa di pulito, sa di panni appena stesi e asciugati, buonissimo, troppo, top, top, che stavo dicendo troppo, top, vabbè. Poi, come ultimo e penultimo, ma non per importanza, io non sono brava a scrivere i profumi, già lo dico, se volete un canale dove scrivere i profumi, descrivere i profumi, vi dicevo, andate da Cuba Libre, Amarilis, lei è bravissima, sa di cosa parla. Io non è che non so di cosa parlo, ma vi dico secondo le mie opinioni cosa mi piace, cosa non mi piace di un profumo. Aspetta, no? Allora, eccomi qua. Vi dicevo, come profumo per la notte, tante volte io utilizzo questo qua. Non lo spruzzo sulle lenzuola perché mi dà fastidio, però sul cuscino sì. Questo mi fa da Ninna Nanna, già la Ninna Nanna mia. E dura poco, ma vabbè. E questa l'utilizzo sul cuscino, molto buono. E questa appunto sa di scorza d'arancia e lavanda. Io più che altro ci sento l'arancia, ma più che altro la lavanda è veramente ottimo. Questo mi è stato regalato la mia madrina di cresima e la ringrazio di cuore. Un bacio a te, madri. È veramente buona. Sì, questa è profumazione veramente molto buona. Mamma mia ragazze, non potete, vabbè che voi non c'è un tastierino di YouTube che fa sentire i profumi, però mamma mia ragazze, non avete idea del profumo che fa la lavanda. C'è chi non è amante della lavanda, ma io adoro lavanda, se sentite il rumore mio non sta mettendo il pellet alla stufa. Vabbè. Sì, molto buono. Dolcissimo. E nulla, questo è. Allora, 100 ml di prodotto per un paio di quanti mesi? Riesco a vederlo? C'è scritto da qualche parte? C'è scritto o non c'è scritto? No, non lo dice. Vabbè, fidatevi. Allora, tre flow, boh.
Non lo trovo. Strano che non lo trovo. Boh. No, non lo trovo, ragazze, fidatevi. Comunque, questo profumazione qua è assai buona. Mi piace da matte. E questo è Yves Rocher alla lavanda scorza d'arancia. Buonissimo. Comunque, nulla, ragazze. Questo era tutto. Cosa c'è qua dentro? Ah, come dire, una forbicetta. Una forbice. E basta, ragazze, per adesso è tutto e ci vediamo domani mattina se riesco, se non diventa troppo lungo il video. Già. E se no ci vediamo, sì, domani mattina almeno penso. Ciao, ragazze.